Oggi spaghettino alla maionese. Bambine, oggi a desinare. Sì, che ci fai la fantegana impanata? No, spaghettino sulla maionese. Lo spaghettino alla maionese è una pietanza tipica lucchese. Fra i piatti tipici lucchesi troviamo anche i tordelli alla maionese, il buccellato alla maionese, la minestra di farro e la zuppa alla frantoiana con la maionese. Ma adesso andiamo a fare un soffrittino con questo olio 1540 della Panda a diesel. Cipollina fresca coltivata sotto il ponte di Diavolos. Ma vedete con questa mestola come ne sta rimestando, che classe! Ma ricordiamo che questa antica ricetta lucchese, per quanto concernia, è a portata di mano per tutti, per poveri e ricchi. Una volta preparato il soffritto, andate a aggiungervi un bicchiere di acqua del Serchio e rimestagnene con la mestola, l'ercia, sudicia. Tra 2 minuti tutti in tavola, c'è le paste. Forza bambini, indovinate l'ingrediente segreto. Pantegane soffritte, brava. Il segreto per un buon pasto è la maionese. Nutriente, buona e vitaminica. Ma ricordiamo che la maionese in tutta la lucchesia è una cosa fondamentale. Già il nonno dei nonni dei nonni cucinavano il sugo con la vera maionese del Ponte del Diavolo. Chi ce la vuole il formaggio sopra, eh? Forza bambina, lavassi le mani! Sì, siamo quasi! Sì, forza sì, forza, un boccone per uno, eh! Un vagozzate, mi raccomando! Assaggiami! E sa di bottino! Ma te tu fa cacare, vedi? Spaghettino alla maionese, tipico lucchese, sanno una sega a Pisa.